talk show. Piacciono o non piacciono, Renzi certe volte vi bacchetta. Il fatto che a Renzi non piacciono è già un certificato, come un bollino a mettere, doc. Perché al potere non piacciono le cose scomode, a tutti i potenti negli ultimi anni, da D'Alema, Berlusconi e Renzi, non è piaciuto il fatto che comunque in Italia esiste questa anomalia, cioè dei programmi che parlano di politica, lo fanno grazie a Dio in modo plurale, uno vuole vedere Porro perché ama i liberali e guarda Porro, gli piace la battaglia, guarda la gabbia, esistono talk per tutti i gusti e per tutti i palati, e i talk sono paesi di democrazia, costano poco, per cui la televisione in questo momento li usa molto, ma questo è un fatto positivo. Meglio un talk che il 14° reality per lobotomizzati. Questo è un genere che abbonda spesso in altri posti. In Italia abbiamo questa, sono tante agorà, tante piazze in cui si discute. Però insomma, mettendoci la parte della produzione intesa come broadcaster, alla fine fa più cassa un reality dal punto di vista dei dati, degli ascolti, della commercializzazione che con un talk. A parte il fatto che non è detto, perché tanti reality hanno stancato e quindi sono dei bidoni colossali, ma in ogni caso la cosa forte è che abbiamo in Italia costruito delle paesi di eccellenza, cioè io succede lo scandalo delle trivelle e trovi tutto quello che vuoi, succede i 40 arresti negli ultimi mesi che abbiamo visto, se ne parla, sai cos'è successo, hai diversi punti di vista. Quindi io lo considero tendenzialmente positivo e capisco che a Renzi non piaccia, perché il racconto che si fa nei talk non è il racconto degli imbonitori, essendo pieni di colori, di nomi, anche di polemiche, anche di risse, se vuoi, sulle cose vere, ti danno molte informazioni. Non è che possiamo raccontare un paese normale, come diceva D'Alema, la volta buona, si racconta che questo è un paese che soffre. Il merito dei talk hanno raccontato 7 anni di crisi vera in cui la gente non ce la fa più. Abituato dalla televisione alla politica, sei abituato a moderare, insomma, nel tuo Matrix, che idea invece ti sei fatto? Pensi che a Roma chi ce la fa? Ma ora, ho visto oggi l'ultimo sondaggio del Corriere, dà un risultato che sarebbe clamoroso, cioè che al ballottaggio andrebbero la Raggi e la Meloni, due donne, due sub-quarantenni, e due che non hanno grosse strutture di partito alle spalle. Se fosse così sarebbe una cosa da prendere sondaggisti, politici, cazzoni vari e metterli in miniera per un corso intensivo, perché vorrebbe dire che non hanno capito nulla. Ma a prescindere da chi andrà al ballottaggio, a me anche qui la cosa che piace è che non c'è un risultato scontato. Ci sono 4 candidati e comunque sono nella potenza di andare alla fase finale e sono nello spazio di 2-3 punti, quindi tutti quelli che dicono è già scritto, non vale la pena votare, tutte cazzate, scusate, anche queste. Antimafia, giornalismo, caso Magnaci, stai in Sicilia, stai a Catania oggi, che idea ti sei fatto? Intanto è una storia molto triste. In secondo luogo sarebbe un'altra lezione, l'ennesima, su 2 pilastri. Uno, che dietro la retorica non c'è mai la virtù, anche quando uno dice magari c'è la virtù. Non credo, mi sembra timida questa autodifesa, ho letto oggi, raccoglievo soldi per gli sponsor. E la seconda cosa, un grande dolore, perché ogni volta che uno prende una bella bandiera e la infanga, fa male anche a coloro che giustamente tengono sollevata una bella bandiera. E la terza, che Sciascia, in uno dei suoi più belli editoriali, forse uno dei pezzi di letteratura futura politica più bella della sua vita, ovviamente mi riferisco al famoso editoriale che è passato la storia come quello sull'antimafia, non stava raccontando, come dicevamo, Orlando o Falcone, o forse non solo, stava raccontando con la capacità dell'intellettuale che antivede e premonisce, un po' con la visionarietà anche di Pasolini, una malattia tutta italiana, così come il giorno della civetta non racconta solo il capitano Bellodi, ma racconta tutta l'antimafia, tutte le inchieste, tutti i demoni, tutti gli investigatori che sono venuti anni dopo.